Ma era lei, signora, della... era lei quella signora della foto? Sì, mi ha spostato la polizia, capito? Mi ha spostato la polizia. Che ne pensa di questa novità? Che io avevo chiesto l'abbattimento delle barriere architettoniche, non il farne dell'altre. Una foto sui social network e scoppia il putiferio per quelle che ribattezzeremo come le transenne della discordia. Sono state sistemate dall'amministrazione comunale di Arezzo subito dopo il sottopasso di via Vittorio Veneto per impedire ai ciclisti di imboccare questo tratto di marciapiede a velocità elevate, un problema che esiste da anni. Come dice Cartello, bastava fare le multe per ciclisti incivili. Riscontra questo problema con i ciclisti? Sì, assolutamente sì. Tantissime volte l'abbiamo anche ripresi, però insomma il problema esiste indubbiamente. Forse la soluzione andava trovata diversa. Ad essere inconsapevolmente protagonista di questa bufera è la signora Alba, che con la sua carrozzina non è riuscita a passare tra le due transenne. Il problema delle bici poi non sarebbe del tutto risolto e la bagarre ha portato a galla di nuovo l'inciviltà nei confronti di chi vive la disabilità. Io porto mio figlio alla scuola e tutte le mattine non c'è posto per disabili perché le mamme hanno fretta e i parcheggi li usa la gente normale. Questa si chiama inciviltà. Direi proprio di sì. E anche i parcheggi sopra i marciapiedi che si passa male sempre con le carrozzine. Cioè io la porto io a mia figlia, vado in mezzo alla strada, ma una persona che è sola è impossibilitata a volte a passare. Secondo me non servono a niente perché le biciclette passano comunque e non si fermano, scendono a piedi e poi a tutta randa. Sicché il pericolo non è stato eliminato delle biciclette, assolutamente, a mio avviso. Le biciclette passano comunque. Io ne ho fermate due stamani. Passano tranquillamente. Lei che ne pensa? Che è una sciocchezza proprio, non lo so, come ragionano. Ora noi abbiamo verificato ad esempio che con i passeggini si passa, però effettivamente con una carrozzina come la sua... Stamani una signora con gemelli, anche la polizia gli ha detto lei signora non passa. Io ho visto una signora, perché c'è un po' più grande di me penso, per cui non lo so se aveva più di... ma insomma con una carrozzina, anche quella, con la carrozzina che è molto più corta di questa, e ha dovuto essere aiutata anche lei stamani. Lei che farà adesso? Cambierà la sua carrozzina? No, ma perché la devo cambiare? Io ho quella che ci giro di solito, però questa la tengo per quando ho più, un pochino più di fretta, perché cammina un pochino di più. Perché la devo cambiare? Sulla questione si esprime il vice sindaco e assessore alla manutenzione Gianfrancesco Gamurrini, sempre attraverso i commenti nei social network. L'intenzione è chiara, scrive, quella di salvaguardare i più deboli. Le biciclette che sfrecciano nel sottopassaggio rischiano di far male a chiunque percorra quel marciapiede. Dopo un periodo in effetti di sperimentazione con le multe, il problema c'era ancora e da qui l'input di installare i cavallotti. Su questo Gamurrini precisa: sono certo che chi ha deciso di installare ad una certa distanza i cavallotti l'abbia fatto cercando di rispettare la norma. È in programma per domani mattina una riunione con gli uffici competenti e cercheremo di risolvere la problematica. Lei mi ha detto che aveva chiesto anche al sindaco un'attenzione maggiore. Sì, una sera. L'ho trovato appena eletto, pensi a noi. Io non ho visto nessuna risposta, nessun controllo per queste cose, assolutamente. Rimane fiduciosa nel vedere qualche cambiamento? Io sono una di quelle che li sbotto, ma dopo non è che sono negativa. Io spero che qualcosa venga fuori, spero, perché cerco di vedere un po' nella gente un fondo di bontà, un po', no? Per cui di comprensione anche. Perché chiedere sempre gli aiuti, quando uno potrebbe fare da solo, anche io che non ho nessun complesso e mi ritengo una persona fortunata, però è un pochino umiliante. E poi bisogna pensare anche a chi non ha la capacità di farsi sentire, insomma.